Allora, un po' più in casa non fa. Deve essere questa un po' di attenzione. La macchietta. Siamo arrivati fino a te per parlare con te, prima di tutto per sapere come stai. Allora, ti devo dire, un po' oggi ho tanta sonnolenza, però per esempio non mi sento, certo. Hai mangiato qualcosa? No, solo succhi di frutta. E continui a digiunare? Sì. Fino a quando? E fino a quando risolverò il problema. E risolvere il problema che significa? Significa che mi devono dare due righe dove ci sarà scritto che posso restare con la mia attività. Delle assicurazioni concrete? Delle assicurazioni concrete, almeno fino a quando si faranno le cause che riguardano gli altri esercizi presenti. Di te si occupa ed è anche preoccupato l'assessore Gianni Pirillo. Sì, è molto preoccupato, anzi lo ringrazio, ne approfitto per ringraziarlo perché sicuramente è una persona molto sensibile e responsabile, voglio dire, cioè non perché uno voglia dire l'acqua dal mugnoso, ma la causa mi sembra più che giusta. Sì, il morale, guarda, tranquillo per tutti quelli che sperano che io scenda all'improvviso questa anch'essa, guarda, mi dispiace sempre se non l'aspettativa altrui, ma penso che sarà una grossa delusione per loro. E per quanto riguarda tutti gli amici che si stanno esprimendo solidarietà con Luigi, è una cosa commovente. Allora, il motto è forza Luigi, devi fare bello. Forza perché stai rappresentando quella che è la condizione dei giovani qui in Valle Peligna. Luigi, allora mi racconti, diciamo in linea di massima, la tua storia. Ci sono stati anni durissimi in cui dalla chiusura all'uno all'altro dei settori di questa struttura vi siete ritrovati ad affrontare una situazione assurda. Penso che quella di Ulisse sia stata la crociera rispetto a quello che abbiamo attraversato, perché purtroppo ci siamo trovati da una struttura multifunzionale che conosciamo tutti, che era il fiore all'occhiello della Valle Peligna, all'improvviso ci è venuto a mancare il motore. Poi la cosa peggiore è che standoci praticamente un'anarchia, nel senso che non c'era chi dirigeva questa struttura, quindi ognuno ha preso una strada propria, alla fine è stato inevitabile lo sbaraglio più totale. Anzi, oggi in franchezza parlavo con l'ex titolare dell'edicola, forse è durata troppo per come è stata in semi-abbandono la struttura. E ci siamo gestiti, cioè dal problema più banale, magari dalle imprese di pulizia, fino all'alluvione, fino alla mancanza di elettricità, fino a cambiare i codici dell'allarme. Purtroppo senza, poi, cioè, a titolo gratuito, e non ci è stato riconosciuto nulla di tutto. Io personalmente ho avuto per 2 anni le chiavi, per quasi 2 anni, 1 anno e 8 mesi, le chiavi della struttura da parte del tribunale, dove ho lavorato 7 giorni su 7 per aprire e chiudere, per carità, fatto con volontà, e questa cosa sembrava quasi dovuta, insomma. Cioè, io ti volevo chiedere, la struttura quindi ha avuto però anche bisogno di manutenzione straordinaria che non, guarda, c'è stata. Personalmente io ho messo insieme a Tony ed Antonello, che erano l'ex telefonini, l'ex negozio di telefonini, e l'ex calzolaio, abbiamo messo le toppe di asfalto su questo tetto. Anche perché pioveva dentro i locali. Che ho rivisto in questi giorni, sì. Senti, il magistrato che si è occupato della causa inerente alla tua situazione, che cosa ha deciso? Niente, ha deciso che noi non abbiamo nulla da che pagare al commissario fallimentare, praticamente, in quanto non è proprietario, cioè quello che noi abbiamo sempre sostenuto, perché altrimenti doveva venire lei a risolvere determinate problematiche fisicamente, e qui non l'abbiamo mai vista fisicamente, a meno che non sia venuta a travestire ciò che non abbiamo riconosciuto in maniera importante, però che lei si sia qualificata, mai vista qua sul Mona. E vi dicevo, non abbiamo nulla da pagare a loro, in più potremmo chiedere un risarcimento danni. Io questa cosa mi sembra un po' di barzelletta, uno perché noi verremmo dopo praticamente tutti gli enti, le banche, i dipendenti, come anche giusto che sia. A me basta che mi riconfermino il contratto, cioè che ridanno la valenza al contratto che c'è, e il risarcimento danni lo mettiamo per iscritto, che non verrà mai richiesto. E qualche duro dice che ci stiamo sbagliando tutti quanti a dire che questa struttura sia stata venduta, che ci siano degli acquirenti che la vogliamo, per non sapere né c'è né scritto, noi abbiamo il contratto, dopodiché ci comporterà di conseguenza, se riparte saremo presenti con gli stessi fitti, perché dopo perché si fa a mandarti via? Per poter ristrutturare e triplicare l'affitto, però francamente è una cosa ingiusta sotto tutti i punti di vista, e dopo anche
perché voglio dire, i 3 anni che siamo stati danneggiati, Chi te li non ce ne restituisce? riconosce nessuno Nessuno, anche. praticamente, cioè. E se capitasse che ti si riuscisse a trovare un locale al di fuori di questa struttura, tu saresti Nella zona d'accordo? industriale, se, aspetta, attenzione però, se è un locale con la giusta visibilità dove veramente ci si può rifare un investimento, sono anche disposto a spostarmi nella zona inerente alla mia licenza, che è la zona Sì, industriale, quindi tu hai una cioè, licenza limitata di settore, alla chiamiamola zona così. industriale, Perfetto. che non ha altri spazi commerciali, o ha qualche angoletto che è stato dato, tipo ci sono dei capannoni con una piccola metratura del davanti, però capisci bene che un'attività di servizio deve stare in un punto o di transito o di passaggio pedonale, cioè non è che si può andare a mettere in un posto imboscato dove c'era un piccolo angolo commerciale dove Perfetto. vendevano la produzione dello stabilimento, insomma. Allora Luigi, io vorrei che tu salutassi tutti gli amici che ti esprimono solidarietà Ma guarda. in rete, un appello generale a tutta la cittadinanza che Sì, io sta credo che andando. per le cose giuste non bisogna né vergognarsi, anzi, quando si combatte per una giusta causa bisognerebbe essere orgogliosi. E questa è una causa giustissima, invito tutti coloro i quali sono in una situazione analoga a fare lo stesso. Però manifestare sempre in modo rispettoso e Sì, ma pacifico, sempre come fai no, tu. ma figurati, ma io sono convinto che, cioè, oddio, si deve lottare sempre per cambiare le cose, non per punire, cioè essendo tutti peccatori io le punizioni le lascio volentieri a chi di dovere, insomma, no? Cioè, perché pensare di... No, ma è vero, cioè pensare di poter punire. De André diceva che non c'è nessun merito nella virtù e nessuna colpa nell'errore. Penso che comunque chiunque abbia fatto qualche danno l'abbia fatto in maniera involontaria, insomma, non mi va né di condizionare nessuno, però esiste l'umiltà che ti fa girare indietro e ti fa rendere conto, magari anche con una scusa, non c'è neanche bisogno di fare chissà che. Io guardi, ho tentato questa strada, è andata male. Stanno organizzando qualcosa per te? Credo che questa sera faranno qualche cosa qui Una fuori, veglia, allora. tipo l'altra sera, che è stata una Sì. cosa E molto bella, emozionante. Sì. ieri sera che cosa hai fatto? Il secondo giorno, Ieri sera sabato? sono stato qua, ci sono stati gli amici, la ragazza che sono venuti a salutare, insomma, erano più tristi loro che La tua ragazza che dice di questa io. situazione? Ma lei è orgogliosa chiaramente di questa cosa perché è molto condizionata, dopo lei sa tutti i passaggi, quindi di Quindi ha conseguenza. seguito la vicenda insieme a Sì, te. ah, mo sta sbrocca un po' per i nervi ogni Ma tanto. avete deciso insieme, questa cosa l'hai decisa tu No, e l'hai comunicata io a sono molto indipendente, lei. capisci? Ma tu vuoi essere intelligente che non avrebbe mai condizionato una cosa né in positivo né in negativo, cioè come è giusto Il 24 di agosto farai il che. compleanno, Se, speri qualche di. giorno dopo di te. No, io spero veramente, infatti lo dicevo ieri, scherzando, il giorno che sto comprando c'è un concerto bellissimo come lo so e possiamo fare il nome e che vorrei andare a vedere Gregori. Mi piacerebbe stare giù solo per quello, ma non per me. E magari per darti gli auguri, che Infatti, allora ti ne so. daremo gli auguri per Ad il periodo. agosto, Dai, forza e chi lo sa. coraggio. Sì, ma penso che non manca, insomma. Forza amici. Grazie, grazie. Lei è una matta, si è arrampicata, cioè non lo so. Se non l'avessi visto non ci credevo. Vabbè.